La storia della deportazione dei campi di concentramento non può essere separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa. Ne rappresenta il fondamento condotto all'estremo, oltre ogni limite della legge morale che è incisa nella coscienza umana. Con queste parole, un sopravvissuto all'inferno di Auschwitz, Primo Levi, scolpiva nel 1973 il giudizio sulle radici e sulle responsabilità prime dello sterminio organizzato e programmato ai danni donne e uomini, definiti di razze inferiori, il più grave compiuto nella storia dell'umanità.